Servono uomini in gamba. Aprite i crevi!
morto quel maledetto? Sì, è per mano mia. Per quale motivo solo tu puoi trovare questo posto? Sono nato col ricordo di quel luogo. Ricordo di un tempo assai remoto, credo. Come se avessi vissuto un'altra vita. Al diavolo le stronzate, amico. Di cose sensate. Non oggi. Dopo di te, capitano. La via da qui in poi è rischiosa. Gli indiani di questa zona ci combatteranno, Ender. Sei pronto ad affrontarli se servirà? A ucciderli anche tu. Thank you.
su. Fino a Kimmel! Thank you.
Questo è l'osservatorio. È così. Altro pezzo da collezione. E la porta si aprirà dopo quasi 80.000 anni. Cristo, Robert! Ma sei impazzito! L'esatto contrario, Edward. Sarebbero tutti impazziti vedendo che cosa c'è dietro questa porta. Ma tu... tu sei fatto di tutt'altra tempra. Ora prendi lo scrigno e portalo dentro. Vecchio e sporco, non è come ricordavo, ma ha più di 80 millenni. Al diavolo, è impossibile. Passi leggeri come l'aria, capitano. Devo dirlo, non mi dispiace la mia recente vocazione. E ti divertirà sapere che anch'io ho stilato un mio codice di condotta. Un credo tutto tuo, eh? Per mantenere la pace, sì. Ho proibito i giochi d'azzardo a bordo, per cominciare, perché incoraggiano l'odio più che l'amicizia. La diserzione in battaglia è punita. Tutti i miei uomini devono tenere armi e sciabole in ordine e pronte in qualsiasi momento. È giusto. E sono passibili di morte se si ribellano. Guarda questo posto. Bello, non trovi? Già. Sembra uscito da una fiaba. Da un vecchio poema. Giravano tante storie su questo posto, sai? Storie che si trasformano in fiabe e poi di nuovo in leggende. L'inevitabile processo dei fatti che diventano mito prima di svanire nel nulla. Altre fiale di sangue. Già, questi cubi contengono il sangue di un popolo molto antico. Una razza superba a quel tempo. Più cose racconti, amico, e meno ci capisco. La cosa non mi stupisce. Ricorda questo, però. Ormai il sangue contenuto in quelle fiale non vale più un real per nessuno. Forse potrebbe un giorno, nel futuro lontano. Eccoci qui. Appoggia lo scrigno là.
cos'è questo? Ah, sì. Misure di sicurezza. Solo un attimo. Ci siamo. Allora, cos'è questo posto? Immagina che sia un cannocchiale, simile ai nostri. Serve a vedere le cose a grande distanza. Ma questa è stregoneria. No, questo è il signor Jack Rackham, in questo momento in qualche parte del mondo. Nassau. Sta succedendo adesso. Vediamo attraverso i suoi occhi. Già. Non lo so, Jim. Non ho la minima idea di come si guidi una nave. Non è roba da donne. Balle. Ho incontrato molte dame che si destreggiano con vele e argani. E tu mi insegnerai a combattere? Con una sciabola, tipo? O magari con una pistola? Certo, e non solo. Ma devi volerlo e impegnarti. Le cose non succedono mai da sole. Ehi, amico, non fare la triglia con la mia donna. Vattene, o ti stendo. Fottiti, Rackham. Non ti permetto di chiamarmi amico. La metti così, amico. Gente bizzarra. Proviamone un altro. Il governatore Woods Rogers. Sembra un'ottima idea, ma devo pensarci con calma. Un semplice pegno di lealtà è ciò che dovrei chiedere alla Camera dei Comuni. Un voto, un atto. È una singola goccia di sangue versata da un dito. Tutto qui. I ministri potrebbero opporsi, ma non mi sarà difficile convincere la Camera dei Lord. Adorano ogni sfoggio di ritualità e cerimoniali arcaici. Esatto. Per loro sarà una prova di fedeltà al re contro quei ribelli giacobiti. Sì, certo. Ah, questi templari. Il dettaglio chiave è il sangue. Devi raccogliere il sangue di ogni uomo. Sarà tutto pronto quando avremo l'osservatorio. Bene. Strumento utile, visto? Magia, ecco che cos'è. Oh no! Ogni meccanismo che aziona questo oggetto è soltanto frutto del sapere. Antico, sì, ma non sovrannaturale né magico. L'oceano sarà nostro con quello. Che ambizione! Il mio codice non dice nulla sulla lealtà, amico mio. Mi sei stato utile! La nostra amicizia è finita. Sei un uomo morto, Roberts!
Jackto è andata, Edward. Eh? Ma è questo il bello della democrazia. La maggioranza vince. Beh, potresti venire con me, ma... con una tempra così ardente, scommetto che ci ridurresti tutti in cenere. Però... so anche che c'è una grossa taglia sulla tua testa e io intendo prenderla. Hai mai visto l'interno di una prigione giamaicana, amico? No. Sia necessario cancellare i dati compromettenti che hanno su di te. Hai sentito? Ah! Mi sa che ti ho appena promosso al livello di sicurezza 3. Ora, vai in sala sicurezza e usa le telecamere per guardare la porta della zona server. Purtroppo Melanie adesso è lì. Quando la porterò fuori, sarà il tuo segnale per agire. Cancellerei i server io stesso, ma come capo dell'IT sarei il primo sospettato. Deve farlo qualcuno già sotto chiave. Questi templari ci controllano, lo sai? Decidono le elezioni, controllano i mercati finanziari e ci inseriscono dei microchip sotto pelle per monitorare i nostri movimenti e i nostri pensieri. Roba da brividi. Va bene, senti, io ora entro nella sala server. Quando ci vedi uscire, corri dentro. Si occuperà dell'indagine. Ma qui ti serve una mano, John. Non sappiamo quando c'è stato l'attacco. Ci vorranno settimane per vagliare i dati. Una, al massimo. E c'è troppo. Non posso rinchiudere il mio team per sempre. Legalmente puoi. C'è scritto nel contratto. Hanno firmato senza leggerlo bene. Sì, certo, ma non mi va l'idea. Cosa vuoi fare adesso? Il team sta già analizzando i dati. Avremo le prime risposte stanotte. Parola di scout. Ti offro un caffè, ok?
Bene, l'ho mollata ora giù al bar. Trova il server che contiene i registri dati. Visto che ho tenuto traccia di ogni tua violazione, cercheremo tutte le date e le ore di accesso e modificheremo i dati con qualcosa di innocuo. Facilissimo. Eccoci qua. Fantastico. Ora ti aggiorno di nuovo il trasmettitore. Ti carico un programmino. È fatto apposta per l'occasione. Ci siamo. Direi che ha funzionato. Provalo. L'alba del micidiale XVIII secolo. Furfanti e marinai si aggregano in bande per vivere di spada. Senza leggi, morale, divinità e paura, vivono di tradimento, ammutinamento, crudeltà e dissolutezza. Le spiagge dorate sono ricche di bottini. Puoi rischiare la vita e l'anima per combattere pirati da incubo come Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane e Barba Nera. Ti sento, certo. Già. Ma non bene. Il segnale è così debole e ormai lo sono anch'io. Aleggio. Come l'energia. È l'aria che collegano le reti e i gangli, il sistema nervoso del mondo. La senti? Forse il tempio si è aperto troppo presto. Ma non certo per caso. Il cataclisma ha fugato ogni dubbio. Ah, il povero caro Desmond, che ha dato la vita perché voi, frutto dei nostri sforzi, viveste per realizzare il nostro scopo, il mio. Ma non è ancora tempo. La mia forza non è sufficiente ad abitare una creatura. C'è molto da fare. Campioni da acquisire. Altri manufatti da trovare prima che venga il giorno. Che succede? Rispondi! Restituitemi l'integrità, figli miei. Miei strumenti. Aiutatemi a realizzare il vostro scopo. Rispondi! No, no, no! Qualcosa non va, per Dio! Dovrebbe essere qui, ora! Viva dentro a quella tua testa di cazzo! Cazzo, 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 cazzo! Perché ti ha risparmiato? Perché sei ancora qui? Thank you.
accuse, prego, ripetetele ancora. Signore, la corte di Sua Maestà accusa le imputate Mary Read e Anne Bonny di atti di pirateria e fellonia e di avere con somma violenza attaccato, razziato e catturato ben 7 navi da pesca. Inoltre, questa corte accusa le imputate di avere perlustrato i mari allo scopo di braccare, cannoneggiare e catturare 2 navi mercantili, dando cagione ai capitani e alle ciurme di temere per la loro vita. Edward James Kenway, nato da matrimonio misto a Swansea, padre inglese e madre gallese, sposato dai 18 anni con Caroline Scott, ora separato. Una gran bella donna, mi dicono, ma non in salute al momento. Se la toccate, bastardi, io. Che sorpresa trovarvi qui a marcire in una prigione giamaicana. Ho sentito che vi eravate associato al pirata Roberts. Se sapete dove si trova l'osservatorio, ditelo ora e vi farò uscire subito da qui. Rogers terrà questi cani inglesi a bada per un po', ma questo è il vostro destino se non collaborate. Voi, Mary Read e Anne Bonny, verrete ora ricondotte nel luogo da cui provenite e poi da lì fino al luogo dell'esecuzione, laddove sarete appese per il collo fino a che morte non sopravvenga. A morte, a morte! Oh no! Possa Dio, nella sua infinita pietà, accogliere le vostre peccaminose anime. Siamo incinte! Avete sentito tutti? Che cosa diavolo ha detto? Si dichiarano gravide, signore. Ehi! Non potete impiccare una donna incinta, giusto? Zitti! Zitti! Se ciò che dite è il vero, allora le esecuzioni sono sospese, ma soltanto fino al momento del parto. Allora vorrà dire che dovrò farmi rimettere subito incinta. Portatele via! Conway? Non sarà Walpole, vero? Walpole? Da dove ti è uscita? È quello che si dice in giro. Il pirata più sanguinario di tutte le Indie occidentali. Beh, comunque si chiami, dovete cuocerlo per bene senza ucciderlo. Ordini del governatore. Poi, di nuovo in cella al tramonto. E magari un massaggino ai piedi, giusto? Ultimo avviso. Ultima gabbia. Ah! Basta laterare. Ora basta. Ehi, ora basta. Stai zitto! Buongiorno, capitano Kenway. Ho un dono per te. Cercherò di essere chiaro. Sono qui per Anne e Mary e non mi devi niente per questo. Ma se ora vuoi darmi una mano, ti porterò via sano e salvo da qui. Mi servono armi. Le sai usare molto bene, dicono. Facciamo presto.
Oi! Stand still! You get back here! Shit! Hello! You there! Stop! You! Stop! Interloper! Raise the alarm! Clear shot on us! Stop there! Aye, stop. Ciao, V. So,
Sapevo che ti avevano beccato e portato qui. Ma non avevo sentito. Hardwell. È mio. Buona fortuna, compagno. Vorrei poter dire amico. Chi è? Va tutto bene, Anne. È un amico. Ma cos'ha Mary? Sta male. E la bambina? L'hanno presa. Non so dov'è. So che è dura, Anne, ma dobbiamo stare in silenzio. Ce la fai? Appoggiati, Mary. Andiamo. Non riesco. Ti senti bene? Fermo. Basta, ti prego. Io non ti lascio, Mary. Alza il braccio. Nessuno qui. Io non ti abbandono qui. Scordatelo. Mettimi giù, Edward. Non devi morire per me. Vai. Mi hai fregato anche stavolta. Al diavolo. Dovevi essere tu a seppellire me. Ho fatto la mia parte. E tu? Se verrai con me, lo farò. Mary. Io sarò con te, Kenway. Sempre. Occhi aperti! Cercate in ogni angolo! Thank you.
Cosa è successo a Mary? Cosa? È morta. Cosa farai ora? Niente di sensato. Non te li sei ancora guadagnati, ma ti stanno bene. Buona fortuna a te, Edward Kenway. Bottiglia. Prima tira fuori i soldi. Può bastare? In tutti i tuoi anni in mare non hai ottenuto neppure un quinto di quel che ho avuto io. Perché sei un bravo uomo, Edward, vedi? L'onestà è il tuo peggior nemico. Quello è il mio bottino, Roberts! Dammelo! Ricordi il mio credo, amico? Una vita breve, ma anche intensa, tutto qui. Al mondo non possiamo pretendere altro. Quindi prendi ciò che puoi e poi muori prima di finire come un poveraccio. Dammi qui. Giusto, amico, prendilo. Ti faccio a pezzi, stronzo. Ti ammazzo! Calmati, cagnolino. Tornatene pure nella tua cuccia. Non hai il fegato per poterti unire a gente come me. Roberts! Benvenuto a bordo, Kenway. Donne, bottino e avventura ti aspettano. Sei pronto? Vattene via, Ben. Un brindisi alla libertà, amici. A tutti i pirati gentiluomini e alle donne di spirito. A un mondo di canaglie ben più oneste dei re e regine che ci dominano. Pirati del mare, godiamo di fama e soddisfazioni, piacere e denaro, libertà e potere. Quale uomo dotato di intelletto sceglierebbe una vita misera? Mi sono sporcato a lungo le mani nel fango, ma ora so bene di essere un comandante migliore di chiunque altro! Narra che
un'aquila, mentre volava sul campo di un pastore, scese in picchiata aprendo le ali per afferrare un agnello e portarlo al suo nido. Poco lontano, un uccellino vide la scena e si mise in testa di essere altrettanto forte e di poter fare lo stesso. Così, sventolando orgoglioso le sue ali, l'uccellino planò dolcemente e artigliò il pelo di un grosso ariete. Ma quando provò a volare via, si accorse che non poteva sollevarlo e che le sue forze non erano sufficienti. E mentre l'uccellino si sforzava tanto, l'ariete neppure si accorgeva di lui. Allora, dall'altra parte del campo, il pastore vide l'uccellino svolazzare e ne fu divertito. Corse lì, catturò l'uccellino e gli tappò l'ali. Quella sera diede l'uccellino un regalo ai suoi figli. E strano uccellino, padre! Non più di 2 anni! L'avevi promesso! Sei scappata! Quando avevo bisogno! Io ero tua! Perché non sei tornato? Non eri felice con me! Manca poco, Caroline! Ti prego! Io devo farlo! Fai tutto questo per ripicca, Edward! Non lo faccio per ripicca! Ma per coraggio! Coraggio per cosa? Eh? Non hai più nessuno a cui badare! Io vi... Posso farcela! Stupido! Perché distruggi tutto quando è ora di costruire? Di costruire te stesso, se non altro! Lasciami in pace! Cambia rotta, Edward! Cambia la tua rotta prima che sia troppo tardi! Capitano Kenway, sembri un uovo strapazzato. Cristo, mi scoppia la testa. In piedi. Mi hai messo nei guai, Ade. Mi hai lasciato con Roberts e ora ho tutto il diritto di avercela con te. Ma in realtà è bello vederti. Anche per me. E sarei felice di sapere che la tua Jackdaw è ancora tutta intera. Dobbiamo fare vela per... Te ne vai? Sì, Edward. Mi vogliono da un'altra parte. Ade, ascolta. Quando il cuore e la testa saranno pronti, visita gli assassini. Credo che allora capirai.